Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Gianmarco. Oggi siamo qui con il primissimo video su Wolfenstein The Old Blood sul nostro canale. E niente, oggi ci troviamo qui dopo tanto tempo, perché sono stato assente e inattivo sul canale per molto tempo. Purtroppo, come tutte le persone normali, vado a scuola e ho i compiti e quindi purtroppo non ho avuto tempo. Poi oltre a questo, vabbè, sono aggiunte altre cose che adesso non sto qui a spiegare. E comunque niente, l'importante è che siamo ritornati. Io avevo iniziato una campagna che purtroppo però non sono riuscito a completare per i motivi che vi ho detto praticamente 5 secondi fa. Mark ora penso inizierà qualche serie, anche lui tra poco finisce il primo anno di università, quindi siamo a posto, primo anno accademico, insomma. E nulla, oggi siamo su The Old Blood. Allora, intanto iniziamo una nuova partita e giochiamo a modalità semplice, perché veramente non mi va di cacciare porconi in live. Iniziamo. La guerra è una malattia trasmessa attraverso il sangue versato dai guerrieri. Sento il vento della tempesta in arrivo. Oh shit. Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprach er dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an. Spero non ti dispiace avere il peso del mondo sulle spalle. Eccoci. Ho spalle piuttosto solide, agente 1. Bene. Stiamo perdendo la dannata guerra. Non lo sapevo. Il QG lo tiene segreto. Il generale Detzed sta creando macchine da guerra inarrestabili in un complesso segreto. Uno dei suoi luogotenenti, Helga von Schabs, custodisce il dossier citato nel briefing della tua missione nella sua base operativa, il castello Wolfenstein. Nel dossier c'è la posizione del complesso di Detzed. Potrebbe essere l'ultima chance, prima che i nazisti annientino questo mondo. L'America non cederebbe mai. Ecco il posto di blocco. La tua copertura, comandante Franz, nazista dell'SS di Francoforte. Ovvio. Proprio nazisti siamo, proprio dalla lingua si capisce. I papiere, bitte. E chi te li chi? Io. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Okay. Vielen Dank, auf Wiedersehen. E siamo entrati. Già. Siamo una buona squadra, Blazkowicz. Possiamo farcela. Ok, senti, il tuo tedesco francamente è pessimo. Quindi niente chiacchiere e cerca di tenere la pistola nella fondina. Sì, giusto. I documenti di Kessler sono nel portaoggetti. Là. Prendiamo i documenti. Ok. Andiamo. E ricorda, concentrati. Non parlare. E seguimi, d'accordo? Comandant Franz, Haus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, al diavolo. Allora, eccoci qua. Ci troviamo davanti al castello di Wolfenstein. E, come vedete, qui vicino c'è un villaggio, ci sono delle case. E questa sarà tutta una mappa, diciamo, che esploreremo a pieno. E il gioco, diciamo, che è ambientato praticamente nel momento esatto. Cioè, questo gioco termina al momento in cui inizia Wolfenstein The New Order. Quindi, diciamo che per chi non ha ancora giocato New Order, io consiglierei di provare prima questo, cioè di completare prima questo e poi iniziare New Order, così di avere una panoramica, diciamo, molto più completa rispetto al singolo gioco. Allora, ecco qui, siamo al posto di blocco. Questo è un capo, un bastardo nazista. Io non vi nascondo che sono, diciamo, una persona che si interessa, diciamo,
di attività paranormali, cose così, no? Okay. Guten Morgen, Herr Jäger. Questo ci incula. Was gibt's, Kreta? Merda. Oddio, quel cane. Die Papiere, bitte. Preghi, documenti. Augenblick, warten Sie. Oddio. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Sì. Ja, Heine. Hot Dog. Meno male che l'ha presa a ridere, cioè. Porca troia. So ein komischer Kraus. Die spinnen die Amis. Hot Dog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Madonna. Sono tipo. Weiter. Mettono paura perché sono molto. Kreta! Sembra che parlino seriamente, no? Parlano con un tono molto serio. E rende molto l'idea che hanno voluto mandare gli sviluppatori. Allora andiamo. Let's go on. Perché non si chiude? Oh, era aperto, che cazzo? Vabbè. Non sapevo cosa dire. Quello era Rudy Jäger, vice comandante di Elgar. Dicono che nutre i suoi cani con i prigionieri del castello. Ecco. Molto bene, molto bene, molto bene. Proseguiamo. Sull'attenti. Guten Morgen. Subito sull'attenti, stronzi. Guten Morgen. Bastardi. Morgen. Andiamo. Ok, dobbiamo prendere la funivia per arrivare al castello di Wolfenstein. E comunque dicevo, io sono, diciamo, mi interesso molto sulle attività che hanno seguito, sugli esperimenti anche che hanno fatto i nazisti, anche al di fuori di degli schemi, cioè nel senso, per farvi un esempio, armi a lungo raggio che ancora erano cose molto futuristiche, aerei a reazione, te l'ho mai raccontato? Addirittura armi nucleari e cose ero così. Beccato la febbre emoglobinurica. Il peggior giorno della mia vita. Non riuscivo a stare meglio nemmeno con il whisky. Immagina. Comunque, questo castello appartiene a Elgar. Benissimo. È il suo centro di ricerca segreto. Dobbiamo eliminare Dead Zed o perderemo la guerra. Elgar ha un ruolo chiave in questo. Sembra giusto. Il dossier segreto si trova nel suo ufficio. Dovrebbe rivelarci la posizione del complesso di Dead Zed. Una volta ottenuta, allora lanceremo un assalto alla sua base operativa. Lo uccideremo. Ribalteremo le sorti di questa guerra e torneremo giusto in tempo per il tempo. Madonna. Magari. Sarebbe così figo. E ok, ci siamo. Siamo arrivati al castello di Wolfenstein. Ok. Apri. Ci siamo. Scendi. Sì. Disattiverò l'allarme. Vai al centro di ricerca di Elgar. Resteremo in contatto radio. Lascio il canale aperto. Oh yeah. Fammi uscire, bestia. Ok, piattaforma della funivia. Siamo sulla funivia. Ecco qui il nostro amico. Che non so dove va. Vabbè. E dai, alzati, bravo. Proseguiamo. Qui. Vedete, ci sono dei manifesti, no? Molto simili a quelli del tempo, però magari modificati con delle tecnologie magari future, no? Per esempio qui si mostrano dei razzi che vanno verso la luna e cose così. Per chi ha giocato The New World può capire anche tutti questi manifesti. Ok, sono nell'ascensore. A posto. Ricevuto. Vedo una silenziatore. Guardia. Benissimo. Ecco fatto. Sogni d'oro. Ecco una guardia. Morta. Finite? Finite. Sulla passerella di sei. Non sparare. Lo so che sei tu, cazzo.
Doppietta, ragazzi. Paura proprio. Guardate l'elmo di Skyrim, no? Quello che è presente in Skyrim. Note sull'assente cercatore Lang. Io ve li lascio qui, poi ve li leggete voi in caso. Posto. Darò un'occhiata lassù, cerca una cassaforte, il dossier dovrebbe essere lì. Ok, Helga, dove nascondi i tuoi segreti? Cerchiamo questa cassa, intanto prendo un po' di ammo. Oh yes, ecco qui le ammo. Ora, se fossi una cassaforte, dove mi nasconderei? Beh, non mi nasconderei perché non sarei senza niente. Esatto. Immagino che me ne starei lì. Ma dove? Lì, dove? Allora, bene, questo. Minchia, perché abbiamo sfracellato la capoccia. Blazkowicz fruga in ogni angolo, non ce ne andremo da qui senza quel dossier. Un attimo, stavo prendendo ammo. Allora, vediamo un po'. Dove... Cazzo. Questo è buono, si le prende. Ho trovato la cassaforte, ma il dannato dossier non c'è. Non è qui. Ho visto una radio là. Usala per contattare Kessler. Digli che non troviamo il dossier. Fai in fretta, Blazkowicz, io resterò di guardia. Allora, dov'è la radio? Ah, eccola, a posto. Pathfinder chiama Lancer. Rispondi, Lancer. Passo. Rispondi. Qui è Lancer. Passo. Ah, sì, eh. Lancer, non riusciamo a trovare il regalo per Lucy. Passo. Pathfinder, ho nuove informazioni sul regalo per Lucy. Raggiungimi il prima possibile. Ne discuteremo di persona. Passo. Ricevuto, Pathfinder. Oddio, mi ha preso un infarto. Dio mio, mi ha preso veramente un infarto. Cristo. Vado di doppietta proprio ignorante. Boom. Boom. Ci sto lavorando. Via, 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 via. Buttiamoli tutti giù, raga. Oh, porco. Cioè, un colpo di fucile gli fa volare le braccia. Guarda questo appeso. Che cazzo che è? Dov'è? Minchia. Il problema del pompa è proprio che ha solo due colpi. Quindi siamo molto vulnerabili. Ma abbiamo una potenza di fuoco assai maggiore. Oh. Muori, bastardo. Ok, questo volato praticamente. Andati. Che gran casino, BJ. Abbiamo ancora una possibilità. Kessler sa qualcosa. Beh, non varrà un fico secco se non usciamo da qui. Esatto. Ascolta, ho trovato una via. Vieni qui, ti tiro su. Dove sei? Attento. Eccolo qui. E andiamo. Dobbiamo incontrare Kessler alla taverna. Ricevuto. Questa è Helga. Sali su. Cioè il generale, il capo nazista che fa tutte queste ricerche paranormali. Come vedete qui sono dei crani probabilmente allungati come facevano, mi sembra, gli Aztechi o qualche popolazione antica. Ecco, questa uscita. Qui cosa abbiamo? Diario di Helga. Ok. Andiamo, BJ. Usa questa uscita. La lettera, dopo la leggiamo. Non si torna indietro. Diario di Helga, pagina 2. BJ, non fermarti! Oddio, vabbè. Andiamo. Merda. Porca merda, ok. Siamo finiti. Quel tizio è quello del cane di prima. Ok, va bene. Prigioniero in arrivo. Sapevo, cioè stava andando troppo bene per essere vero. È ovvio che deve finire in qualche modo strano. Comunque dicevo all'inizio, perché poi non ho terminato il mio discorso, questo gioco sembra una realtà così fantasiosa, ma in realtà molte, e dico molte, quasi il 60-70% all'incirca delle cose che vedete qui futuristiche sono dei veri e propri progetti fatti dai nazisti, che purtroppo nel senso che non sono stati realizzati. A parte perché molti non erano, cioè erano basati su delle scemenze paurose che per loro avevano un senso, non so quale. Ma più che altro perché la tecnologia dei tempi non era abbastanza avanzata, ecco. Si basava ancora sulla meccanica, e si basavano ancora sulla meccanica e non sull'elettronica, e quindi erano molto ma molto limitati rispetto ad adesso, no? E comunque, tralasciando questa parentesi molto strana che non c'entra ben poco, ci siamo risvegliati nella prigione, eccoci. Dannazione, Blazkowicz. È una merda. Ora sì che sei nei guai. E si scemo. Si scemo.
Allora, mettiamo i sottotitoli perché audio. Ok. Blazkowicz. Sì. Sono qui, Wesley. Sì. Bene, bene. Ci tirerò fuori da qui. Niente. Sei mai stato in Snowdonia, Blazkowicz? No, mai. Qui c'erano delle... È un luogo desolato, maestoso e splendido. Colline e perdita d'occhio. Prima della grande guerra, mio padre mi portava lì a fare delle passeggiate. Ero così felice. Preparava un cestino con pane e formaggio. Una bottiglia di birra per lui e una bibita per me. Una volta abbiamo persino trovato un fossile. Lo stesso giorno mi sono rotto un piede scivolando su una pietra. Il giorno più bello della mia vita. Mi sarebbe piaciuto tanto. Sera, ufficiale. Merda. Merda, l'hanno catturato. Nuova arma, tubi. Ah, ok, possiamo scalare le pareti. Benissimo. È un po' casinato, eh. Che bisogna tenere premuti i tasti a intermittenza. Ok. Vabbè, diciamo che ce la faccio. Perché... Cristo. Ok, ci sono delle bestie. Allora, disabilitiamo la corrente. I super soldati sono collegati a... Disabilita, veloce, 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 prima che si gira. Prima che si gira. Mi cazzo. Io... Ho già visto tipi come te nei laboratori di pezzetti. Qui dietro, cazzo. Killalo, killalo, killalo. Ora è qui. La cosa buona è che sono robot molto forti, ma sono stupidi, quindi riusciamo a gestircela, ecco. Ma qui la corrente. Dai. Dai. Ok. Benissimo. Abbiamo superato questa zona. Qui abbiamo una mappa. Kit medico. Ok, va bene. Io direi di terminare qui il video. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividete. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Anche se non vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, con qualche consiglio per migliorare in caso. E da Gianmarco è tutto, mi scuso per la lunga assenza che ho avuto in questi mesi e alla prossima, bella!